Ciao, sono Simone, ti do il benvenuto in questo nuovo appuntamento in cui parleremo del grande artista americano Irving Penn, uno dei fotografi più influenti e celebrati del XX secolo, con una carriera che ha abbracciato una vasta gamma di stili e temi fotografici. Un artista che è diventato noto per il suo stile distintivo, la sua attenzione ai dettagli e la sua capacità di catturare la bellezza e l'essenza dei suoi soggetti. Prima però di approfondire la conoscenza di questo artista, ti ricordo solo di iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. Penn nasce a giugno del 1917 in New Jersey da una famiglia di origini ebree e russe. Il suo fratello minore è il celebre regista Arthur Penn, quindi si tratta sicuramente di una famiglia molto incline all'arte. Anche i suoi studi sono indirizzati verso l'ambito artistico, infatti si iscrive al corso di disegno, pittura e grafica di arti industriali presso il Philadelphia Museum School. Nel 1938 riuscì a lavorare come art director alla Junior League Magazine. A 25 anni lasciò il lavoro, partì per il Messico e per il Sud America, dove si dedicò alla pittura, ma in parte scoprì anche il suo grande amore per la fotografia. Dopo un anno, deluso appunto dai suoi dipinti, si convinse che non sarebbe mai diventato un grande artista. Brucia tutti i suoi quadri e torna a New York. È nel 1943 che avviene la svolta fotografica di questo artista, con la collaborazione con la famosa rivista Vogue, diventando l'assistente del famoso art director Alexander Lieberman. Si tratta di un sodalizio che durerà molto tempo, le sue fotografie si ritroveranno in decine e decine di copertine di questa rivista. Il suo bagaglio fotografico, comunque, come ti dicevo, è estremamente vario, visto che oltre ai famosi ritratti di celebrità, non disdegnava cimentarsi anche nello still life. Ovviamente, sempre con ottimi risultati. Famosa per esempio la sua collezione di nature morte nel 1986, dedicata ai crani di diverse tipologie di animali. La sua fotografia di ritratto invece è sempre stata caratterizzata da immagini dotate di un grande contrasto che permettevano al soggetto il massimo dell'esaltazione. Irving Penn è stato infatti il primo fotografo a utilizzare degli sfondi completamente neutri nei suoi ritratti, che generalmente erano bianchi o grigi. Famose sono le sue particolari e bellissime immagini in cui due fondali venivano disposti ad angolo acuto dietro al soggetto. Tra gli artisti fotografati con questa tecnica ci sono personaggi del calibro di Pablo Picasso o Alfred Hitchcock. Inoltre, come molti artisti dell'epoca, sperimentò diversi modi di stampare i propri scatti, tra cui un'innovativa tecnica sull'asta di alluminio, rivestita di platino, che secondo l'artista donava alle sue immagini una gamma di colore maggiore rispetto alle stampe in argento. Purtroppo, questo artista è deceduto nel 2009 all'età di 92 anni, nella sua casa di Manhattan, lasciando ovviamente una grande eredità a tutti noi. L'approccio di Penn alla fotografia era caratterizzato da una tecnica impeccabile e uno sguardo critico verso i dettagli. Le sue abilità nel creare composizioni equilibrate e la sua maestria nell'uso audace della luce lo hanno reso uno dei maestri dell'arte fotografica. Come ti dicevo in precedenza, anche se è spesso associato alla moda, il suo lavoro ha anche esplorato una vasta gamma di generi, tra cui ritratti, nature morte e fotografie etnografiche. Penn ha infatti catturato immagini di diverse culture e popoli. Le sue fotografie etnografiche sono caratterizzate dalla stessa attenzione al dettaglio e all'umanità che permea il suo lavoro in generale. Ma questo fotografo ha, per esempio, anche realizzato una serie solo sui pacchetti di sigarette in una luce altamente dettagliata. Questo progetto ha sottolineato ancora una volta il suo interesse per l'oggetto quotidiano, trasformato in una vera opera d'arte, oltre a riflettere anche la sua critica all'industria del tabacco. Questa vasta gamma di generi e stili sono comunque uniti dalla sua maestria tecnica e dalla sua capacità di trovare la bellezza nei dettagli e anche dal suo desiderio di catturare l'essenza umana. La luce è una componente fondamentale nel lavoro di Penn. La sua abilità nel manipolare la luce naturale o artificiale gli permetteva così di creare effetti drammatici, giochi di luce e ombra che aggiungevano profondità e tridimensionalità alle sue fotografie. La luce inoltre accentuava i dettagli e sottolineava le forme dei soggetti. Nei suoi ritratti invece Penn riusciva a catturare espressioni autentiche e profonde nei volti dei soggetti. La sua maestria nel mettere a proprio agio i soggetti li portava così a rivelare parti di sé che spesso rimanevano nascoste. Ma oltre alla bellezza visiva, le immagini di Penn spesso cercavano di catturare l'essenza stessa dei soggetti, sia che fossero ritratti di celebrità, nature morte o persone comuni. Le sue fotografie rivelavano qualcosa di intimo e profondo.
Inoltre questo artista seguiva ovviamente tutto il processo fotografico, spesso dedicava una cura minuziosa alla post-produzione delle sue immagini ed era noto per il suo coinvolgimento nella stampa delle sue opere, cercando appunto di ottenere risultati perfetti che rispecchiassero la sua visione fotografica. Lo stile fotografico di Irving Penn è quindi caratterizzato da una maestria tecnica veramente assurda e da un'attenzione scrupolosa ai dettagli, che uniti a una capacità di creare immagini che vanno oltre la superficie visiva, permettono a questo fotografo di regalare veramente grandi emozioni. Adesso, prima di concludere, ecco alcune frasi di questo grande artista. Una buona fotografia è quella che comunica un fatto. Tocca il cuore e cambia una persona dopo averla vista. È, in una parola, efficace. Per me la fotografia non è niente di nuovo. La macchina è nuova. Ma la fotografia è solo lo stadio attuale della storia visiva dell'uomo. Posso essere ossessionato da qualsiasi cosa se la guardo abbastanza a lungo. Questa è la maledizione di essere un fotografo. Se fotografi per gli altri, non verrai mai fuori dalla tua essenza. Finirai per fare cose che hanno fatto tutti, solo perché sai che piacciono. Spero che questo contenuto ti sia piaciuto. Nel caso, lascia un bel like per supportarmi. E non dimenticare di iscriverti al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti. Alla prossima!